La regina Elisabetta non è veramente morta. La notizia del decesso è stata data ieri sera. Ma se credete a tutto quello che dicono i telegiornali, mi dispiace dirvelo, ma siete veramente ingenui. Io mi sono documentato a fondo e oggi sono qui per dirvi perché so con certezza che la regina è ancora viva. Partiamo con ordine. La regina Elisabetta non ha mai avuto un buon rapporto con i politici italiani, soprattutto con Berlusconi. Ricorderete infatti tutti la celebre scena della regina Elisabetta al G20 che rimprovera Berlusconi, dopo che quest'ultimo esclamò ad alta voce: in questo momento immagino siate confusi perché non capite cosa c'entri Berlusconi in questa storia. Ma vi siete resi conto di quanti follower ha guadagnato Berlusconi in una sola settimana su TikTok? Quasi 500.000. Anche la regina Elisabetta in quei giorni avrebbe dovuto aprire un profilo TikTok. Ma vedendo i numeri di Berlusconi una cosa era certa: non sarebbe in alcun modo riuscita ad eguagliare il successo del suo storico rivale Silvio. A meno che non avesse finto la sua morte per creare hype. E adesso è qui che si completa il quadro. Ha finto la sua morte per creare hype perché esattamente la settimana prossima uscirà il suo primo video su TikTok. Io ve lo dico adesso, segnatevi la data. Se non succederà potrete venire qui e riempirmi di insulti. Ma se succederà, non ringraziatemi.